turismo, di turismo ecosostenibile, che ha un, come dire, è quantificabile. Quelli bravi sono in grado di dire un chilometro di pista ciclabile quanto porta di vantaggio. Ma quel chilometro di pista ciclabile lo devi costruire, lo devi manutenere, devi mettere un posto come questo, devi fare, c'è il bar, c'è il ristorante, c'è quello che si ferma, quello che vende i cappelli. Cioè l'economia si trasforma se siamo in grado di governare dei processi. Questa è innovazione politica. Questa è capacità di non essere conservatori. Quando io ai miei dirigenti dico, scusate, ma perché non facciamo così? Non si è mai fatto. Chi se ne frega? Cioè noi dobbiamo essere capaci di fare quella roba qui. E allora vuol dire, e lo dico ad Andrea, e io su questo voglio essere super radicale, 3.200.000-280.000 abitanti sono più o meno gli abitanti della regione Toscana. Sono certamente più della Liguria, certamente più dell'Abruzzo, del Molise, delle Marche. Vado avanti? No, mi fermo. E contano quanto aree vaste come la città metropolitana di Milano, la città metropolitana di Napoli, la città metropolitana di Roma e per competenze e capacità la città metropolitana di Torino o la grande area che riguarda la città metropolitana, che non è certo solo Venezia, ma è Venezia, Padova. Contano più queste o le regioni? Per me queste. La vera innovazione è essere in grado di stabilire che quel processo iniziato nel 75 non ha raggiunto il suo obiettivo. Cioè quel processo, che era un processo fondamentale dal punto di vista dell'articolazione del territorio per capacità e per definizione di politiche territoriali di una certa qualità, ha perso la sua efficacia. Quella roba lì è fallita. Sapete quante leggi ha fatto la Regione Lombardia l'anno passato? No, l'anno passato non lo consideriamo, l'anno precedente. Leggi, meno di 30. Perché tutte le altre erano rivisitazioni, l'articolo che cambiava, ma secondo voi c'ha un senso? E di queste 30, forse l'80% sono ripetizioni di leggi nazionali, cioè rivisitazione di un'indicazione nazionale europea. Se vogliamo essere capaci di trasformare, bisogna stabilire che quel principio di chi fa che cosa significa anche che chi non fa niente non fa più niente. Questa è radicalità. Questo produce un vantaggio, perché i costi legati al fatto che le regioni non dovevano gestire, non è mica un processo di gestione, è un processo di legislazione. E non è che noi abbiamo performato male, noi abbiamo impostato male la nostra sanità, noi abbiamo distrutto negli ultimi 20 anni la medicina territoriale, non esiste più. In Emilia Romagna perché sono andati meglio? Ma non voglio dire Emilia Romagna perché voi dici perché sono di sinistra. In Veneto perché sono andati meglio? Ma sono andati meglio, ma meglio. Perché la medicina territoriale lì non è stata distrutta. Sono scelte, è politica, ma è possibile farlo? È possibile in un paese che ci siano territori così differenti? No! Secondo me no! Allora bisogna avere coraggio. Non è una cosa semplice, perché vuol dire potere, prebende, luoghi di potere, se mica facile. Il consigliere regionale piuttosto che l'amministratore regionale c'ha i suoi vantaggini, diciamo. Però io credo che questa sia una scelta che va fatta e a seguire naturalmente il tema di qual è l'ambito territoriale ottimale per gestire le cose. Questo, qual è l'ambito territoriale ottimale? Qual è la dimensione e qual è il gestore di quell'ambito territoriale ottimale? Allora, adesso non la voglio fare troppo lunga, però c'è un legame tra l'assetto istituzionale e quello che tu puoi fare per la ricchezza del tuo territorio. C'è un profondissimo legame tra queste due cose e le politiche che fai, se sostenute da una visione strategica e da incentivi fiscali e da investimenti razionali, non fatti a capocchia perché quelli che sono lì, l'ultimo che parla porta a casa la scelta. Secondo me, se c'è coerenza tra queste due cose, noi siamo un paese che può performare benissimo. Noi siamo in grado di fare cose che riattivano un processo di riequilibrio economico tra coloro che lavorano, e hai ragione, e sono poveri. Il nostro è un paese in cui chi lavoro dipendente, è povero, però contribuisce al sistema fiscale in una misura che non ha paragoni rispetto a tutti gli altri. Quindi sì, ci vuole coraggio, però ci vuole anche determinazione ad andare in quella direzione. Grazie, no, grazie. Hai risposto, io lo so, no, ma Angelo,